Ben ritrovati con la prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Licenziato per assenze Covid, arrivano gli ispettori, ma nessuna tutela di legge per le patologie post-virus. Ben servito dopo 180 giorni a casa. Il ministro Catalfo avvia l'ispezione nell'azienda della distribuzione che ha lasciato a casa un dipendente per aver esaurito il comporto di 6 mesi di assenza, ma il Cura Italia non aveva previsto che tanti guariti dall'infezione si ritrovassero poi alle prese con patologie correlate che richiedono ulteriori cure. Agnoletto del DMD dice si riconosca che il virus è straordinario anche dal punto di vista clinico e si estendano le tutele. Un ultimo saluto ai malati di Covid. A Padova il progetto per consentire la visita a un familiare, umanizzazione di una fase cruciale, dicono. Il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, Daniele Donato, ha ricevuto il via libera dal comitato etico. Ha detto possibilità di garantire un contatto con il malato da parte dei parenti. Finora i familiari delle vittime hanno dovuto prendere atto della morte da una telefonata, al massimo sono riusciti ad avere un contatto visivo attraverso il cellulare. Il ricordo di una figlia che dice sapere di mio padre solo era una sofferenza disumana. Il Sussidistan è il paese della Confindustria, soccorso agli industriali e memoria corta, più di 50 miliardi. Bonomi attacca l'eccesso di sussidi, ma nella crisi per il Covid alle imprese è finita oltre la metà degli aiuti e neanche prima andava così male. Più o meno 90 anni fa Antonio Gramsci ci spiegò il cretinismo economico degli industriali che non hanno mai compreso i loro veri interessi e si sono sempre comportati antieconomicamente. E Carlo Bonomi ce la sta mettendo tutta per provare a dargli ragione. Autostrade, CDM tra 10 giorni, se Atlantia non cambia posizione sarà revoca. Il gruppo paventa un default da 16,5 miliardi. Ennesimo vertice serale a Chigi dopo che gli azionisti di Aspi hanno escluso di poter concedere a Cassa Depositi e Prestiti la malleva e hanno confermato che intendono vendere le quote al miglior offerente. In serata fonti della società sostengono che ogni richiesta pervenuta dal governo nell'ambito delle negoziazioni avviate da luglio 2019 è stata integralmente accettata, quindi c'è irritazione dell'esecutivo, modificate le condizioni che avevano portato a un accordo appunto a luglio. Mediterraneo, gli USA vogliono la loro base militare in Grecia, insomma perché è l'alternativa alla Turchia, perché in fin dei conti la Grecia diventerà un'alternativa alla Turchia per le basi militari americane. Il Pentagono però non ha mai avallato pubblicamente queste voci, ma la Grecia di fatto sta diventando il nuovo hub militare USA nel Mediterraneo orientale, anche per ragione di carattere energetico. Migranti e lavoro, un disastro lungo 20 anni che mina il futuro dell'Italia. 15 giuslavoristi spiegano perché e da dove bisogna ripartire. È un volume che è edito da Il Mulino, rappresenta appunto una fotografia del fenomeno dalla prospettiva del diritto del lavoro che, quando incontra quello degli immigrati, rischia di tradire i suoi stessi principi. Notizie da Napoli e dalla Campania. Droga a Castellammare, arrestati 6 elementi del clan Vitale, 6 presunti appartenenti al gruppo Vitale, contiguo al clan D'Alessandro, sono stati ieri arrestati dai carabinieri di Castellammare di Stabio in esecuzione di altrettante misure di custodia cautelare in carcere. Si tratta di persone indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Si trovano adesso nelle case circondariali di Torino e Cosenza. Omicidio a Napoli il 30 settembre 2020, c'è stato un agguato ieri sera a Napoli in via Vittorio Veneto tra Miano e Piscinola. Un 28enne è morto all'ospedale Cardarelli per le ferite riportate in un agguato. L'uomo deceduto risiedeva a Miano, indagano i carabinieri sull'omicidio.
Arzano decide il governo, prorogato lo scioglimento del Consiglio Comunale, il Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato la proroga per 6 mesi dello scioglimento del Consiglio Comunale di Arzano. Bene cari amici, adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia, diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. Firmata la nuova ordinanza numero 30 che entrerà in vigore in Friuli Venezia Giulia a partire dal 1 ottobre e fino al 15 ottobre prossimo in merito all'emergenza coronavirus. Restano confermate le prescrizioni già applicate su tutto il territorio regionale, in particolar modo sull'uso della mascherina nei luoghi pubblici chiusi e all'esterno, in tutte quelle occasioni in cui non può essere garantita la distanza interpersonale. Inoltre, la nuova ordinanza prevede che le manifestazioni sportive non professionistiche ospiteranno all'aperto al massimo 1000 spettatori e al chiuso invece non ci saranno spettatori, ma tra gli atleti e lo staff potranno esserci al massimo 1000 persone. L'adozione di protocolli sanitari sarà obbligatoria per gli eventi sportivi al chiuso con più di 200 spettatori. Ripartono le attività del Centro di Ascolto e Consulenza delle Donne e Spazio Ascolto Uomo nel Comune di Tavagnacco. Si potrà accedere a consulenze online o telefoniche. Dopo il periodo di sospensione degli incontri a causa dell'emergenza sanitaria, il Centro di Ascolto, attivo già dal 1998, riprenderà con il supporto proprio a quelle donne che vivono un disagio emotivo e psicologico, aiutandole ad acquisire quegli strumenti validi per recuperare autostima o intraprendere un particolare percorso di vita. Il centro offre consulenze psicologiche e percorsi di psicoterapia individuale e, se necessario, anche una consulenza legale. Vengono assistite le donne maggiorenni residenti nei comuni di Tavagnacco, Udine, Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine, Pagnacco, Martignacco e Campoformido. Lo spazio ascolto, attivo dal 2017, supporta gli uomini che hanno bisogno di una consulenza psicologica e vogliono iniziare un percorso psicoterapeutico. Si accede su appuntamento chiamando il numero 0432 57 55 38 o inviando una mail all'indirizzo centro.donne@comune.tavagnacco.ud.it oppure spazio.uomo@comune.tavagnacco.ud.it. Il centro si è dotato nel tempo di una raccolta di circa 600 volumi collocati presso la biblioteca comunale, libri che trattano aspetti psicologici, relazioni, famiglia, salute e benessere, temi sociali e culturali, oltre che argomenti legislativi e storici, con particolare attenzione alla realtà del Friuli Venezia Giulia. Si può accedere all'archivio del Servizio Bibliotecario Nazionale del Friuli Venezia Giulia nella raccolta specifica Centro di Ascolto e Consulenza Donne sull'home page del catalogo www.sbnfvg.it. L'attenzione alla persona da parte dell'amministrazione del Comune di Tavagnacco è un servizio che da oltre 20 anni viene proposto ai cittadini e in questo momento storico, così critico per tutti, l'aspetto relazionale e quindi psicologico richiede una maggiore attenzione e cura. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene cari amici, e con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.